Luna Colombo va in moto. Tanto prima di fare l'Umbria eccetera dobbiamo cambiare le batterie. Ti spari la Red Bull in vena? Sì, ma tu proprio sonno. Cosa? Ok. Ma che ha? Non mi viene mai così sonno a guidare. Forse perché c'è la radio, cioè nel senso che non sei... Ma se sei andata a sbattere contro un muro una volta? Vabbè, ma perché proprio mi sono addormentata. Più sonno di che addormentarsi, cosa ci può essere? Vabbè, ma di perché non avevo dormito? Luna, i tuoi discorsi non sono attendibili. Non sei attendibile, dici un sacco di stronzate. Ciao fans, nella quinta parte di questo viaggio siamo partiti dal lago di Resia, dove c'era un vento della Madonna, veramente freddo. Appena ripartiti ci siamo messi a parlare degli aneddoti raccontati da Andrea e Giorgia in pausa pranzo, ovvero dei loro vicini di stanza in hotel a Bema quella notte che hanno dato spettacolo. Dopo aver fatto il passo Resia, abbiamo preso la strada in direzione Martina in Svizzera, scoprendo che tra l'altro è anche molto divertente. Conclusa questa strada abbiamo scoperto esserci prima la dogana austriaca e poi quella svizzera, quindi una volta oltrepassati indenni entrambe le dogane, abbiamo imboccato la statale che attraversa tutto il canton Grigioni. E proprio qui, ad un semaforo di un cantiere in canton Grigioni, che ci eravamo salutati con me che rovino il selfie a un polacco. Possiamo quindi ora lasciarvi alla sesta parte di questo viaggio. Buona visione. Si sta facendo un selfie, sono andato dietro apposta per rovinarglielo, poi è partito e gli si è spenta. Gli ho detto: Luna, cazzo, fotografa la collina verde, mi fa, guarda che si sta facendo un selfie, allora vado dietro a rovinarglielo. Infatti se l'è messo via subito. Ho detto: guarda che E ti hanno superato con arroganza? Ne abbastanza, sì. Comunque mi è venuto l'abbiocco. Devo bere la Red Bull. Me l'hai comprata? Sì. Che scatto fulmineo, li brucia alla partenza. Ah, off-road qui? Che strada de merda. Ah. Sì, ma guarda come sta rifacendo la strada. Sì. In un'altra maniera rispetto che da noi. Un altro semaforo. Porca Luna Colombo va in moto. Tanto prima di fare l'Umbria eccetera dobbiamo cambiare le batterie. Ti spari la Red Bull in vena? Sì, ma tu proprio sonno. Cosa? Ok. Ma che ha? Non mi viene mai così sonno a guidare. Forse perché c'è la radio, cioè nel senso che non sei... Ma se sei andata a sbattere contro un muro una volta? Vabbè, ma perché proprio mi sono addormentata. Più sonno di che addormentarsi, cosa ci può essere? Vabbè, ma di perché non avevo dormito? Luna, i tuoi discorsi non sono attendibili. Non sei attendibile, dici un sacco di stronzate. E sai che è così. Polizai, no, non ci fermano, non ci fermano. No. Mi ha visto che andavo piano come il nonno. Si conferma la teoria secondo cui andare piano vi evita di essere fermati. Esatto. Però ho messo anche il cartello che ho scritto polizai, prima, hai visto? No. C'era un cartello per terra che ho scritto polizai. Beh, comunque nessuno ce li ha segnalati. E io li ho segnalati a questi. Io no. Ah, bello il canyon qua comunque. Sì. Bello. Ah, immagino ci sia un altro semaforo. Sì. Ah no, ma che andiamo? Azz, qua è proprio enduro pesante. Porca miseria. Comunque la devono finire di fare sti cantieri. Cosa stanno cercando, i dinosauri qua sotto?
Adesso qualche chilometro per pulire le gomme. Alghe traffic, Alghe traffic sì, va bene tutto, però andare a 12 all'ora mi sembra un po' eccessivo. Beh, comunque per essere una statale, cioè so perché. Beh, certo, sicuramente molto meglio. Io farei un rabocchino. Ehi, mica nel primo paesino che c'è dove c'è l'Albula? Non so se giriamo prima o dopo l'Albula. Ah, ok. Ah, semaforo. Ma vedi quelle robe qua? Che cacchio sono? Per fermare la neve? Ma veramente? Sì. Via che si va. Ah, occhio che c'è un po' di bracciolino. Occhio. Ah. Ah, ma che viadotto. Sì. Beh, comunque quando sono andata a mangiare la pizza con Davide. Ciao fans, intervengo a questo punto del video solo per raccontare una cosa, perché altrimenti non si capisce. Davide è lo chef che ha lavorato tutta l'estate nell'hotel ristorante dei genitori di Luna, dove ha lavorato anche Luna da maggio a settembre. Tra l'altro Davide vede tutti i nostri video, quindi ciao Davide. Fatta questa precisazione, vi ricordo che lascio in descrizione al video il link all'hotel, così se voleste unirvi a qualche nostro giro potrebbe capitare l'occasione in cui ci fermiamo a dormire a Bema, potreste fermarvi anche voi e così il giorno dopo si parte insieme. Vi ricordo anche che online tutto il nostro merchandise, lascio qua il banner dello shop. Nella descrizione del video trovate il link per accedervi. Vi ricordo che tutto il ricavato dello shop viene reinvestito in materiale per il canale YouTube, quindi in realtà è come se finanziaste i video che poi andate a guardare. Fatta questa precisazione, vi lascio la seconda parte del video. Buona visione! Abbiamo preso un impasto che si chiamava Crunch. Vabbè, il mio era un si chiamava tipo Italian non so cosa, cioè c'era su... era come una margherita, ma c'era su la mozzarella di bufala e il basilico. Bene, lui ha preso una che si chiamava Porcone. Porcone? Porcone. Vabbè, la cameriera gli fa... Vuoi il piccante sul porcone? Adesso ogni tanto quando entro in cucina glielo dico, ma vuoi il piccante sul porcone? Oh, il sole. Bene, fan, se avessimo girato qua avremmo fatto il Fluela Pass, molto molto bello, ma oggi andiamo dritti. Beh, cosa faccio? Rabocchino? Anche perché siamo a 200 km. Se poi anche, vuole anche partire e levarsi dal c***o gentilmente. Ma ha intenzione di spostarsi? Va tutto bene? Cioè, boh, con calma. Facciamole un applauso che ha capito che doveva levarsi dal c***o. Sì, ma una pompa c'è poi. L'ho già scritto? Please use the machine on the far left to operate the fuel pump. Cioè, fa il buco, con calma. A few moments later. Ci sei? Sì. Guarda lì che macchina. Bene, siamo arrivati alla deviazione che porta verso Santa Maria e quindi verso l'Umbra il Pass. Se non ho guardato male le mappe. Si chiama Öfen Pass. Ma cos'è? E dovrebbe essere quello che c'è nel Parco Nazionale Svizzero che ti porta giù poi a Santa Maria. Vedi, Santa Maria 36 km. Ecco, il Parco Nazionale Svizzero è l'unico posto praticamente in cui non si può far volare il drone. Beh, magari c'è tanta fauna. Boh, Parco Nazionale. Questa è la Val Mustair. Ma è fatta sta strada? No, strada nuova. Perché fans, in ogni video vi facciamo vedere una strada nuova. A noi non ci piace essere ripetitivi. A parte quando diciamo ciao fans, che lo diciamo tipo 200 volte a video. Ciao fans. A parte che mi annoio anche io stesso a fare due volte la stessa strada. Quindi ogni itinerario in realtà racchiude al suo interno almeno una strada nuova. Ah, non ho zerato il contachilometri. Io sì. Porca puttana. Ah, vedi? E l'allieva supera il maestro. Bella sta strada. Sì. Attenzione a Aston Martin. E non supera?
Luna Colombo con le gambe penzoloni. Attenzione curvone. Vedi, Parc National Svizzer. Al par un po' di alet milanese, al Parc National Svizzer. Occhio. No. Qua si passa da l'asfalto all'enduro in un attimo. Ti ho persa? No, non mi hai perso, morisce. Non ti vedo più neanche negli specchietti. No, è che mi ha peggiorato il sonno. E se continui a guidare come la nonna papera. Siamo in Svizzera. Certo che se poi stai così indietro, vieni qua. E come ti sembra questo parco nazionale svizzero? No, non lo so, mi sto concentrando a non... cioè, mi si chiudono proprio gli occhi. Madonna, però ogni volta ce n'è una, dai! Non lo so, ma l'anno scorso non mi capitava così, eh. Ho capito, svegliati però, dai, su. Svegliati. Non lo so cosa dobbiamo fare, mi si chiudono gli occhi, ti pare che una che va in moto ti può dire mi si chiudono gli occhi? Davvero? Davvero? Cerca di parlare, di stare sveglia, non lo so. Se mi vai a 40 all'ora e non ti muovi sulla moto e stai zitta, è grazie al c***o che ti addormenti. Ah. Luna Colombo si sta addormentando. Te lo richiedo, come ti sembra questo parco nazionale svizzero? Ma mi sembra normale, cioè ci sono alberi. Tante conifere. Sì, alberi. Livigno? No, perché c'è il tunnel per andare a Livigno. Ah, ok. C'è il tunnel a pagamento. Quindi noi facciamo l'Offenpass. Offenpass. Vedi che c'è il tunnel? Col c***o che pago il tunnel. Sì, chi sembri? Tipo le contadine che vanno nei campi a raccogliere il riso. Quella con la falce, mi faceva anche abbastanza paura.